L'Ucraina renderà migliore l'Europa e l'Europa renderà migliore l'Ucraina, ha detto McCain, che ha poi detto alla folla: l'America è con voi. Allora, quello che noi vediamo durante una rivolta in un paese contro un governo democraticamente eletto, non ci può stare sul palco un senatore americano affiancato dai rivoltosi con attorno i membri dei battaglioni neonazisti che parla sul palco al Kiev a nome dell'Europa. Non è possibile che un senatore americano debba parlare durante una rivolta in un paese terzo. Queste sono ingerenze che noi abbiamo accettato. C'è stato USA, dopo la diffusione su YouTube del file audio in cui, parlando della crisi ucraina con l'ambasciatore statunitense a Kiev, Geoffrey Pyatt, manda a quel paese, per così dire, l'Unione Europea, il sottosegretario di Stato USA, Victoria Nuland, ha dovuto scusarsi con l'Unione Europea, accusando della gaffa epocale gli onnipresenti servizi segreti di Mosca. Guardate, questa è Victoria Nuland del Dipartimento di Stato americano in piazza a Kiev. Ma voi immaginate il portavoce del ministro russo in piazza durante una rivolta in Italia? È la portavoce del Dipartimento di Stato in piazza con l'ambasciatore americano a Kiev durante una rivolta. E quando parla al telefono con l'ambasciatore e qualcuno gli dice: guarda che l'Unione Europea vuole mettere bocca su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio in Ucraina, lei risponde: fuck Europe, affanculo l'Unione Europea, in Ucraina decidiamo noi, e dirà addirittura il nome del futuro presidente del Consiglio ucraino, e sarà proprio quello poi scelto, guarda caso, democraticamente. Ecco, qui lei sta parlando con chi poi diventerà Yatsenyuk, il primo ministro in Ucraina, ed è stata intercettata che diceva: vada a fanculo l'Unione Europea, in Ucraina comandiamo noi, e loro parlano di gaffe della diplomatica, e sa che hanno dato la colpa a Putin che spiava le conversazioni. Un po' come è successo a Assange, no? La colpa non è dei crimini fatti dai militari americani, la colpa è di Assange che li ha denunciati. Stessa cosa, la colpa lì era di Putin che aveva fatto venire fuori questa storia, non di una diplomatica americana che in piazza a Kiev, in un paese terzo, manda a fanculo l'Unione Europea perché vuole decidere chi devono essere i membri del governo. Sì. E sai con chi li hanno decisi i membri del governo in Ucraina? Con questo signore che vediamo in foto, che viene premiato dal nuovo presidente Poroshenko, filo americano. Guardate un attimo che cosa scriveva il Sole 24 Ore nel 2014. Se Soros e la finanza scelgono il governo dell'Ucraina, il Sole 24 Ore del 2014. L'Ucraina vara un governo con ministri stranieri selezionati da cacciatori di teste. Cacciatori di teste vuol dire aziende private che fanno capo a Soros, che ha pagato per scegliere, come se fosse una multinazionale, i ministri in Ucraina. E guarda caso hanno scelto ministri americani, nazionalizzati ucraini qualche settimana prima. Queste sono delle ingerenze inaccettabili che noi come Unione Europea abbiamo permesso, e queste sono state delle provocazioni a Putin che oggi hanno raso al suolo il tessuto economico dell'Unione Europea. E quando accadeva tutto questo nessuno parlava di ingerenze. Guardate cosa dice Soros alla CNN: ho contribuito a rovesciare il regime filorusso. Questa è un'intervista di Soros alla CNN pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2014. Tu hai contribuito a far crollare un governo in un paese democratico. Questa è follia, e questo è lo stesso Soros che ha dato i soldi alla Bonino in funzione anti-Meloni. Ma guardate che accade sempre nel 2014, che Joe Biden, vicepresidente degli Stati Uniti d'America, atterra in Ucraina, porta il figlio alla Burisma, la più grande energia del gas ucraino, e lo fa assumere per $50,000 al mese come consulente. Era appena stato riformato dai riservisti americani per problemi con la cocaina. Guardalo, lì è nel consiglio di amministrazione dal 2014, la nomina di Hunter Biden nel consiglio di amministrazione a $50,000 al mese. Hanno preso in mano il governo, hanno preso in mano le compagnie del gas, e Victoria Nuland, questa persona che vedevi in piazza, è quella che sta a capo di un'organizzazione, la Yes European Strategy, ossia la succursale ucraina del World Economic Forum. E guardate a chi ha trascinato in quella lobby, guardiamo l'immagine dopo, la lobby per fare gli interessi della NATO e degli americani in Ucraina, Zelensky. E qui si chiude il cerchio. Gli americani nel 2014 hanno preso in ostaggio un paese per trascinare in guerra il proprio nemico storico, la Russia, e ci sono riusciti con la complicità dell'Unione Europea, che oggi ne paga tutte le conseguenze, e tutti in silenzio. La cosa credo più eclatante è stato far emergere la verità sui biolaboratori in Ucraina, perché diciamo che una delle tesi più smentite e più attaccate dai fact checker, dire che esistono dei laboratori biologici americani in Ucraina, come dice questa frase, vieni subito attaccato. Questo invece è un accordo che io ho inserito nel libro, un accordo del 2005 tra
preso dal sito del governo americano, tra il Dipartimento della Difesa americano ed il Ministero della Salute ucraino. Loro che cosa dicono in questo accordo? Dicono che esistono dei laboratori biologici in Ucraina e in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica dove venivano custoditi pericolosi agenti patogeni che servivano all'Unione Sovietica per creare armi biologiche. Gli americani prendono in carico questi agenti patogeni. Quindi se tu dici che stanno creando armi biologiche vieni attaccato dai fact checker, ma se dici che stanno custodendo pericolosi agenti patogeni che potrebbero essere utilizzati per fare armi biologiche, stai dicendo la verità perché lo dicono loro, ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, perché ciò non toglie che quegli agenti patogeni sono pericolosissimi e che potrebbero essere usati per armi biologiche. Perché devono metterci le mani gli americani? Abbiamo visto il trattato, stessa cosa hanno fatto in Georgia, identico trattato, ma la cosa assurda che io faccio risultare nel libro è che in Georgia e in Ucraina hanno fatto firmare gli stessi accordi ed hanno utilizzato le stesse persone. Qui vediamo Bush che sigla l'accordo con Saakashvili, il presidente georgiano, poi vediamo Bush che sigla l'accordo con il Yushchenko, il presidente ucraino, e la cosa assurda è che lo firmano, guardate, con il presidente della Georgia, che poi diventa presidente della Georgia, diventa il governatore di Odessa in Ucraina. Ma pensa. Il presidente della Georgia che diventa governatore di Odessa in Ucraina. Il ministro della sanità georgiano, lo vediamo in questa foto, che diventa il ministro della sanità ucraino. Ma dai. Perché avevano trovato le proprie pedine e le hanno fatte ruotare da un paese all'altro. Questa è una cosa incredibile, ma nessuno può smentire. Qui c'è la Victoria Nuland del Dipartimento di Stato americano, che ammetterà infatti in Ucraina strutture di ricerca biologiche, quando nel loro trattato si è scoperto che non sono strutture di ricerca. Dove hai fatto queste ricerche? Fammi capire. Queste ricerche sono documenti desecretati, sono documenti di Wikileaks tantissimi, addirittura questo è un articolo del Daily Mail dove ci sono tutti i collegamenti tra Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, con questi laboratori in Ucraina. Anche questo non può essere smentito, eppure questo è uno dei temi più attaccati, tant'è vero che io riporto solo documentazione ufficiale. Gli americani, se voi leggete quel contratto, ci hanno detto tutto, addirittura è scritto all'interno che quell'accordo è un segreto di Stato ucraino che può essere condiviso soltanto con il Dipartimento della Difesa americano. Lo scrivono nell'ultima pagina, vi ho portato la foto. E io dico, per quale motivo gli americani devono mettere le mani? E perché oggi gli americani, come dice Victoria Nuland, hanno il terrore che i russi possano mettere le mani su questi agenti patogeni? E perché i russi non avrebbero dovuto avere preoccupazione che c'erano gli americani dentro? Perché voi americani avete l'arroganza di dire rischiano di finire in cattive mani? E se siete voi le cattive mani, chi vi ha autorizzato a mettere le mani su quegli agenti patogeni? Che dovrebbe essere una cosa fatta sotto l'egida dell'ONU, ma perché gli americani devono custodire questi agenti patogeni pericolosi? Noi siamo oggi il 3 giugno, dal 2 al 5 giugno si stanno riunendo a Washington il Bilderberg del 2022, nessun complotto, semplicemente una lobby, quindi lobbisti che si riuniscono. Leggo dal sito ufficiale la lista dei partecipanti, insieme ci sono Burla Albert, chairman della Pfizer, quindi il presidente della Pfizer, insieme, viene subito dopo di lui, a Barnes Williams, direttore della CIA. Ora voi dovete dirmi, perché devono chiudersi a porte chiuse per 3 giorni il presidente di una multinazionale che sta vaccinando il mondo insieme al presidente di quell'agenzia di intelligence che il mondo lo governa da sempre? Come possiamo fidarci quando i nomi sono ufficiali? Sono lobbisti insieme chiusi in un albergo per 3 giorni, nessuna teoria strampalata, lo scrivono loro. Nel libro Perché il conflitto è nato ho indagato sul ruolo dei neonazisti in Ucraina, perché i mantra nella TV italiana di tutti i giornalisti è provare a paragonare il fenomeno del neonazismo in Ucraina con i vari Casa Pound o Forza Nuova in Italia. È uno dei paragoni più ridicoli che io abbia mai sentito, però viene usato come un mantra da tutti i giornali. Io dimostro il ruolo enorme, immenso, che hanno avuto i neonazisti in Ucraina come manovalanza al soldo degli apparati americani. Classica operazione stile Gladio Stay Behind, gli apparati USA che si servono della manovalanza neonazista. Guardiamo un attimo insieme. Allora, l'Ucraina avara un governo e ministri stranieri. Questo è il Sole 24 Ore, siamo nel 2014.
dove il Sole 24 Ore ci raccontava che in Ucraina, addirittura dopo una rivolta che loro definivano democratica, i nuovi ministri erano stranieri. Guardiamo un attimo più avanti, sempre il Sole 24 Ore ci dice che un ministro addirittura è americano, cioè un'americana. Un altro è il famoso ministro Giorgiano, che era già stato ministro della salute in Georgia, aveva firmato gli accordi con gli americani per i laboratori, diventa ministro della salute in Ucraina, e un altro viene dal Dipartimento di Stato. Questo lo scrive il Sole 24 Ore, e sotto è scritto: sono stati trovati da una società privata che si chiama la Renaissance, di un tale di nome George Soros. Sole 24 Ore, che oggi se lo mangerebbe questo articolo. Se Soros e la finanza scelgono il governo dell'Ucraina. Ora, come può una rivolta definirsi democratica in Ucraina se poi a scegliere quel governo sono degli speculatori internazionali? Soros addirittura confesserà alla CNN di aver contribuito a rovesciare il regime filorusso, pagando 82 milioni di dollari per sostenere le società coinvolte nella selezione di personale, come se fosse una multinazionale. Ma quello è un governo, signori miei, di un paese straniero dove gli americani non dovrebbero avere nulla a che vedere. Eccolo qua. Dopo che Soros finanzia il governo, il presidente Poroshenko premia George Soros come filantropo. Andiamo avanti, perché adesso veramente saltate la sedia. Questo è uno dei documenti che io metto nel libro, desecretato da WikiLeaks, quindi nessuno lo potrà smentire, dove gli americani parlano di quel Poroshenko come il proprio uomo, la propria talpa all'interno dell'Ucraina, e poi lo renderanno presidente di quel paese. Qualcuno può dire, qui invece abbiamo il vice segretario di Stato americano Victoria Nuland, che in una intercettazione telefonica addirittura impone chi deve essere il primo ministro in Ucraina. Dice testuali parole, questa è una famosa intercettazione, dice: abbiamo il nostro uomo. Quando l'ambasciatore americano a Kiev, che era a telefono con lei, gli dice: però anche l'Unione Europea vuole mettere bocca per chi ha degli uomini da segnalare, lei dice: fuck Europe, affanculo l'Europa, in Ucraina comandiamo noi. La famosa frase fuck EU è della Victoria Nuland, vice segretario di Stato americano. Eccola qua, Corriere della Sera, la gaffa diplomatica della statunitense Victoria Nuland: l'Unione Europea si fotte, in Ucraina decidiamo noi. Quindi non gli ucraini che erano scesi in piazza, in Ucraina deve decidere il Dipartimento di Stato americano, perché loro hanno finanziato quella rivolta. Come l'hanno finanziata? Servendosi della manovalanza neonazista. Qua vi voglio far vedere dei dati, perché qualcuno mi dice: sì, però gli americani hanno finanziato tutto questo per importare democrazia. Come è andato quel governo imposto dagli americani? Allora, l'Ucraina è diventata il paese più povero d'Europa, il più corrotto del mondo, e la fiducia del presidente imposto agli americani è stata la più bassa fiducia del governo al mondo. Questo è il lavoro che hanno fatto gli americani in Ucraina, che magari qualcuno dice: no, importavano democrazia, perciò hanno avuto un ruolo così netto. Andiamo un attimo avanti, perché adesso vi spiego il ruolo della manovalanza neonazista. Andiamo avanti, questo l'abbiamo visto, il paese più povero. Andiamo un attimo avanti, perché adesso, eccolo qua. Si chiedevano a quel tempo: cosa ci fanno gli ultranazionalisti nel nuovo governo europeista e democratico dell'Ucraina? Perché addirittura, guardate la seconda slide, addirittura quattro ministri del governo nato da quella che doveva essere una rivoluzione democratica provenivano da Sloboda, il partito di estrema destra. Cioè, ministri che avevano le svastiche tatuate sul corpo, in un paese che noi aspiriamo a portare nell'Unione Europea. Vito, li hanno fatti ministri. Questo invece è Amnesty International, che dice, fa un appello al presidente ucraino e dice: dovete mettere fine agli abusi e ai crimini di guerra dei battaglioni volontari. Sai perché non sono riusciti a mettere fine a queste? Perché li hanno resi capo della polizia. Capo della polizia regionale di Kiev, accusato di legami con i nazisti. Andiamo avanti, vi faccio vedere il curriculum del capo di Stato Maggiore del battaglione Azov, Vadim Trojan, che diventa subito dopo il vice ministro dell'interno, prendono in mano il capo delle forze armate, questi diventano i neonazisti in Ucraina. Potete vederlo, capo delle forze armate, il battaglione Azov viene integrato nella Guardia Nazionale, diventano vice capo di Stato Maggiore un estremista di destra. Gli danno in pratica in mano la Guardia Nazionale, l'esercito, la polizia e il Ministero dell'Interno. Questo sai cosa vuol dire? Che loro non avevano bisogno di nessun consenso popolare. Quando dicono questi personaggi non venivano votati, quindi sono come i nostri Casa Pound, non avevano bisogno di essere votati per implementare il loro programma, perché chiunque andava al governo sapeva che potevano organizzare un golpe dal giorno alla notte, come avevano già fatto. Quindi dovevano implementare i loro punti del programma, e il loro punto del programma, e chiudo,
era porre fine agli accordi di Minsk con la Russia e portare l'Ucraina in guerra. Questo era il loro programma, che erano pronti a morire loro per l'Ucraina, non gli ucraini, che poverini non li hanno mai votati alle urne, mai, e se li sono ritrovati a capo dell'esercito, della polizia, della Guardia Nazionale, al Ministero dell'Interno, e si sono trovati governi dal 2014 al 2019 che dovevano portare avanti soltanto i punti del loro programma. E nell'ultima slide dopo, non adesso, nell'ultimo blocco, facciamo vedere la continuità di Zelensky con questi poteri. Tutto scritto in un libro che mi è stato distrutto, mi hanno chiuso il canale YouTube quando ho lanciato il libro, mi hanno chiuso la pagina Facebook, non vogliono che questo libro venga diffuso. Questo è Bellingcat, è un istituto di giornalisti investigativi indipendenti che dicono che è assurdo che Zelensky abbia riunito tutti gli estremisti di destra per discutere con loro le regole del governo ucraino. Addirittura c'è la foto, eccolo qui, lì si riunisce, questi sono i rappresentanti del battaglione Azov, i rappresentanti di Haidar, i rappresentanti di tutti quei battaglioni che secondo l'OSCE e secondo l'ONU sono accusati di crimini di guerra, di veri e propri, dei peggiori crimini, dei crimini più efferati. Zelensky li riunisce per chiedere a loro che cosa fare. Qui addirittura lo vediamo, Zelensky conferisce al comandante di Pravi Sector, che vuol dire settore destra, l'onorificenza di eroe dell'Ucraina. Questo è perché quello che vi dico, a Zelensky non conviene fare questo, ma non può fare altrimenti, perché questi hanno le redini in mano di quei governi che noi vogliamo portare in Europa. Qui vediamo Zelensky con Kolomoisky. Questo è il più grande oligarca ucraino, è il finanziatore e creatore dei battaglioni neonazisti, nonostante lui sia ebreo, quindi sia di passaporto anche israeliano, lui ha finanziato quei battaglioni che chiamano neonazisti. Può sembrare un'assurdità, invece non lo è, perché per quei personaggi i nuovi ebrei sono i filorussi, i nuovi ebrei. E Kolomoisky pagava Zelensky attraverso i Pandora Papers, sono praticamente i soldi che venivano portati nelle società offshore, dove questo Kolomoisky acquistava i diritti televisivi dalle compagnie di Zelensky e portavano i soldi all'estero, e attraverso quello lui finanziava la campagna elettorale, tant'è vero che Kolomoisky è il proprietario del canale 1+1, dove è andata la serie televisiva Servitore del Popolo, che è stata una vera e propria campagna elettorale di Zelensky durata 3 anni, dove hanno fatto credere agli ucraini che un presidente perfetto nella fiction potesse essere un presidente perfetto nella realtà. Concludo una cosa, questa è Victoria Nuland, Dipartimento di Stato, presente alla Yalta European Strategy, la lobby americana in Ucraina. Questo sarebbe il World Economic Forum ucraino, cioè la succursale del World Economic Forum in Ucraina. Con lei c'era Zelensky nel 2021, che diceva che l'Ucraina si sarebbe battuta per il ritorno della Crimea, e non solo a parole, davanti a una platea di imperialisti e di persone ovviamente contrarie agli interessi della Russia. Questo ovviamente è stato un campanello d'allarme per Putin, che non ha potuto fare a meno di ignorare.